Buongiorno a tutti e benvenuti alla settima puntata del corso gratuito di trading. Corso che ricordo trovate qua nel mio sito sotto la sezione formazione gratuita e trovate diciamo tutte le puntate. Questa puntata inoltre vi ricordo che è stata selezionata dal gruppo privato. Infatti abbiamo un gruppo di operatività all'interno del quale io condivido la mia personale operatività di breve, medio e lungo periodo. Vi ricordo che se volete iscrivervi a questo servizio potete andare su marcocostanza.it/operatività e qua trovate appunto tutto il procedimento per iscrivervi. È una roba banalissima, ho messo un prezzo iper contenuto, quindi cioè questi 29 euro al mese chiedete proprio alla gente che c'è dentro se non li hanno già recuperati. Cioè, poi vabbè, vi faccio leggere le recensioni, tanto altro, ma siamo qui per imparare. Quindi, finito momento marchettata, se volete trovate questo servizio qua online, passiamo a Fibonacci. Per cosa serve Fibonacci e come viene utilizzato? Qua intanto ve lo lascio scritto a schermo, così se volete ve lo potete leggere, ma ve lo spiego in parole molto brevi. Diciamo che Fibonacci era un matematico italiano vissuto, oddio, tanti anni fa, che ha trovato questa serie per la quale ogni numero sommato al precedente formava un rapporto ben preciso, il così definito rapporto aureo. Ad esempio, io faccio 1 più 1 uguale 2, 2 più 1 uguale 3, 3 più 2 uguale 5, 5 più 3 uguale 8, 8 più 5 13, 13 più 8 21, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sommo ogni volta il numero a quello precedente. Se io metto in relazione questi due numeri, ottengo un rapporto che è sempre più vicino a 61,8. È diventato poi molto utilizzato nella finanza, insieme ad altri valori come 38,2, 23,6, proprio perché rapporti tra diversi numeri, diverse posizioni della sequenza di Fibonacci facevano vedere dei comportamenti abbastanza ripetitivi, che quindi venivano visti sia in natura che all'interno del comportamento umano. Ed essendo il mercato fatto da esseri umani, vediamo come questa serie di Fibonacci poi si applica molto bene alla previsione, passatemi il termine, dei grafici finanziari. Quindi andiamo subito a vedere oggi come si applica, è iper banale e facciamo un po', diciamo, di pratica per capire insieme come si traccia, come non si traccia, i metodi giusti e i metodi sbagliati. Allora, partiamo con il banalissimo ritracciamento di Fibonacci, perché dovete sapere, e da qua lo potete vedere, che non c'è solamente il ritracciamento di Fibonacci, ma c'è anche l'estensione, ci sono le linee a ventaglio, il ciclo temporale, i cerchi, la spirale, gli archi, il cuneo. Tutto può essere utilizzato con i numeri della serie di Fibonacci. Ma noi partiamo con il ritracciamento, che è la cosa più semplice. Ritracciamento, ciò dice la parola stessa, significa un movimento di mercato contrario a quello principale, che però non è un nuovo movimento di mercato così importante, diciamo così, forte sul mercato. È un movimento di ritracciamento, quindi probabilmente dopo quel ritracciamento si ritornerà alla direzione principale. Se noi andiamo a fare un esempio, qua prendiamo il grafico di Bitcoin, andiamo un po' nel passato per vedere come si è comportato, così capiamo se possiamo utilizzare bene questi ritracciamenti. Vi faccio un esempio, che ne so, facciamo finta che noi eravamo, prendo parte veramente a caso qua nel grafico. Abbiamo fatto questa salita. Se io so che il grafico sale, voglio entrare, ovviamente, long, no? L'abbiamo detto un sacco di volte, anche durante i video precedenti, grafico che sale, io voglio entrare al rialzo. Allora, ma sì, va bene rosso, lasciamo la rossa. Però, quando entro al rialzo, non entro mentre il prezzo è sui massimi, quindi, per assurdo, io non è... Oh, eccoci qua. Io non posso entrare long su Bitcoin qua, in questa candela, perché starei entrando al massimo di questo ritracciamento, poi non, scusate, di questo movimento, poi non so se è effettivamente il massimo o se ancora continuerà, ma sicuramente il rischio rendimento è molto sfavorevole, perché io dovrei fare un ingresso qui, ma lo stop dove lo vado a mettere? Ora qua c'è già una candela di troppo, facciamo così che è un po' più chiaro. Io volessi entrare qua al rialzo, dove vado a mettere lo stop? È critica, perché potrei metterlo sotto la candela, ma sarebbe molto vicino. O un livello di mercato sensato sarebbe qua sotto, ma sarebbe troppo lontano, quindi il rischio rendimento va a farsi benedire. Dunque, io ho bisogno di trovare un valore per il quale quando il mercato scende io riesco ad intercettare questo punto in cui il mercato poi si riprenderà.
Questo vuol dire utilizzare il ritracciamento di Fibonacci, cioè cercare un valore di ritracciamento dal quale il mercato si riprende e continua nella direzione principale. Se noi applichiamo Fibonacci a questa salita, Fibonacci, ragazzi, va applicato sempre da un minimo ad un massimo. E vi voglio far vedere un'altra cosa per chiarire subito ogni dubbio. Mettiamo che ci troviamo qua. Per me questo è il massimo, perché attualmente è il punto più alto del prezzo. Prendo Fibonacci, lo traccio e dico: ok, il mio livello di interesse, io qua vi ho lasciato solamente i principali, quindi il 23,6, 38,2, 50%, 61, 76. Poi lo vedremo meglio, ma i principali in assoluto sono 38,2 e 61,8. Il 50%, vabbè, viene da sé, che è un valore importante, è la metà del ritracciamento, ma diciamo che i principali e quelli fare attenzione sono 38,2 e 61,8. Traccio Fibonacci, ripeto, da un minimo che io conosco essere minimo perché lo vedo sul grafico a quello che io ipotizzo essere un massimo, viceversa se ovviamente il grafico lo sto andando a guardare a livello short, ma sul long io faccio questa cosa qua. Poi passa un giorno, il grafico inizia a scendere, molto bene, io do fiducia a Fibonacci e aspetto che si appoggi quantomeno sul 38,2. Ma cosa succede? Il prezzo inizia a salire, inizia a fare le sue candele e io continuerò a fare cosa? Continuerò a spostare il mio livello di Fibonacci, quindi il mio livello relativo al massimo, finché il grafico non mi farà vedere che il prezzo prima o poi si va ad appoggiare o sul 38,2 o sul 61,8. Quindi io semplicemente sposto Fibonacci finché non capita questo. Quindi vado avanti col grafico, vado avanti, eccolo qua, è arrivato il primo tocco del 38,2. Questo, proprio secondo le regole di Fibonacci, è un ottimo punto per entrare al rialzo, perché il prezzo ha avuto un ritracciamento abbastanza consistente. Allora, cos'è meglio, 38,2 o 61,8? Ovviamente non c'è una regola matematica, ricordiamoci che non si tratta di scienza, cioè non è che Fibonacci prevede il mercato, quindi se tocca il 38,2 alla perfezione deve entrare e sicuro riparte. Non funziona così. Diciamo che un ritracciamento al 38,2 è un po' meno profondo, quindi magari va bene per trend molto forti, quindi parliamo sia di rialzo che di ribasso. Quando il trend è un po' più incerto, il ritracciamento è preferibile aspettarselo al 61,8, perché è possibile che, appunto, essendoci meno forza nel movimento principale, anche il ritracciamento sia un pochino più forte. Io comunque consiglio 61,8 sempre, mentre 38,2 quando vediamo che particolarmente il mercato è dalla nostra parte. In più, aperta e chiusa parentesi, lo risottolineo, non è un segnale d'ingresso, è un'indicazione di un livello utile per fare l'ingresso. Poi, per prendere la decisione di entrare, dovremo trovare, che ne so, un nostro indicatore, un nostro pattern, zio Franco che ci dice che è il momento giusto, un post su Facebook. No, a parte gli scherzi, dobbiamo poi capire noi se il timing è corretto. Il livello ce lo può suggerire Fibonacci, ma poi siamo noi che dobbiamo capire se il livello unito al timing è perfetto per entrare al mercato. Vediamo poi quello che è successo, prezzo che va addirittura a toccare anche il 50% di Fibonacci e poi eccolo qua che riparte e va a fare nuovi massimi. Con calma, sempre fa tutte le sue, tutti i suoi spostamenti del caso, ma vediamo che Fibonacci avremmo potuto applicarlo nuovamente durante la seconda salita, perché se di nuovo noi qua fossimo riusciti ad entrare, perché al 38, 50, 61 abbiamo messo il nostro ordine long, vediamo che Fibonacci subito dopo, quindi in un altro movimento rialzista, va nuovamente a riavvicinarsi molto molto, in modo, diciamo, direi molto preciso, ma diciamo solo abbastanza preciso, perché poi al pips non ci arriviamo praticamente mai, al livello di 61,8, cioè guardate qua comunque la precisione con il quale è stato sfiorato. Quindi di nuovo qui noi avremmo potuto sfruttare questo movimento molto forte al rialzo per capire che la forza stava nel long, aspettare un ritracciamento short per entrare al rialzo. Questo è Fibonacci, niente di più, niente di meno. E potete applicarlo praticamente, cioè a qualsiasi grafico, non ci sono strumenti dove è più indicato, strumenti dove è meno indicato, è uno strumento di analisi grafica, quindi riguarda sempre l'analisi grafica, non prendete, ripeto, decisioni fondamentali, cioè Bitcoin deve salire perché abbiamo toccato il 38,2, no, se la fondamentale dice che deve scendere, scenderà.
Se però voi siete già con un'ottica di long e Fibonacci vi dice questo è un buon livello, allora ha senso. Proviamo così a inserire un Fibonacci qua in questa discesa e vediamo, guardate qua, che prima di fare una nuova discesa il prezzo è andato a sfiorare molto ma molto di nuovo in maniera abbastanza, sembra brutto dire molto molto abbastanza, però questa è la verità, perché in realtà si è molto 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 avvicinato, ma non è stato precisissimo. Comunque il 38,2, quindi di nuovo io qui cosa potevo fare? Avevo visto che il trend principale era ribassista, sfruttavo un momento di rialzo per entrare a ribasso, che è esattamente quello che abbiamo fatto poi nel canale Telegram. Quindi, come vi avevo scritto ragazzi, qua era un buon momento per lo short, e noi infatti a 44.500 circa, boom, short di Bitcoin preso in pieno, portato fino praticamente ai 34.000, quindi tanta tanta roba. Questo l'avete visto, sia il long che short e Fibonacci. Vi faccio qualche altro esempio proprio per darvi conferma, ma è di una banalità allucinante. Cioè, vi metto modalità replay solamente per far vedere che poi col grafico fatto, altrimenti sarebbe troppo facile, ma si può utilizzare prima. Quindi, anzi, andiamo ancora più indietro. Noi siamo qua col grafico e diciamo, ok, la forza di Bitcoin è al rialzo. Mi sto vedendo che nei giorni appena passati il long è molto forte. Benissimo, voglio entrare long, dove entro? Inizio ad applicare Fibonacci. Ok, qua primo tocco il 38,2. Bene, provo ad entrare e poi posso prendere lo stop o può andarmi a target. Vediamo un po'. Continuo il grafico. Ok, il primo ingresso è andato bene, il prezzo sta continuando a salire. Voglio rientrare, voglio piramidare la posizione, voglio farne un'altra perché sono uscito in profit, in stop, insomma, voglio rientrare. Cosa faccio? Vado di nuovo ad aggiornare il mio Fibonacci. Il prezzo continua a salire e io continuo a tenere il mio Fibonacci, diciamo, aggiornato. Ok, si sale ancora, riaggiorno Fibonacci, avanti 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 avanti, vediamo cosa succede. Il prezzo va a farmi un nuovo massimo qua sopra ed ecco che di nuovo viene toccato il 38,2. In questo punto io qua posso nuovamente fare un'entrata long, quindi vediamo, questa entrata long mi sarebbe andata in stop in questo caso, e allora prendo riferimento gli altri livelli di Fibonacci. Questo per farvi capire che non è che è preciso, ah, lo dice lui, quindi non si va in stop, si prendono anche gli stop. Benissimo, 50%, provo un altro ingresso qua al 50%, vedo il grafico cosa fa, il grafico ancora lì un po' che lateralizza, questa volta abbiamo avuto ragione ed ecco che il 50% di Fibonacci ci porta poi a fare una nuova operazione in profit. Quindi prendiamo un piccolo stop quando prendiamo lo stop, perché il livello capite che è abbastanza preciso, ma facciamo degli enormi guadagni se poi abbiamo la capacità di rimanere in posizione. Fibonacci potete applicarlo a qualsiasi trend, ripeto, non solo rialzista o ribassista, ma potete guardarlo, perché io qua Fibonacci posso applicarlo, ragazzi. Allora, fatevi togliere modalità replay. Potevo applicarlo a questa salita, potevo applicarlo a questa salita, oppure potevo applicarlo solamente ad una parte di questa salita. Insomma, siete voi che dovete decidere quali sono i minimi ed i massimi che volete prendere in considerazione per vedere un ritracciamento. Io vi consiglio di prendere i più evidenti sul grafico, cioè è evidente che in questo caso il minimo più importante sia questo e il massimo più importante sia questo. Quindi evitate, che ne so, di prendere come riferimento un movimento di una candela così, di un giorno. Più andiamo nei time frame bassi, meno saranno efficaci gli indicatori e, diciamo, tutto quello che ne consegue, ma proprio a livello di analisi grafica, questo è ovvio e scontato. Purtroppo l'unico modo poi per capire bene quali sono i punti nei quali posizionare Fibonacci è l'esperienza, quindi dovete iniziare ad avere un po' l'occhio, allenarlo per dire ok, questo è un minimo, questo è un massimo, da qua ha senso che lo traccio, qua invece ha un po' meno senso, e poi l'utilizzo, avete visto, è veramente, ma veramente banale. Prima di salutarvi però vi faccio anche vedere, già che ci siamo, l'estensione di Fibonacci, che può essere comunque un po' utile, perché se il ritracciamento mi dice dove posso entrare per riuscire a fare un'operazione che segue il trend, l'estensione mi dà un target che posso raggiungere per continuare con quel movimento. E anche qui molto banale, che ne so, io voglio prendere il Fibonacci perché voglio entrare short rispetto a questa discesa, quindi prenderò la mia estensione di Fibonacci. Traccio il primo movimento che c'è stato, quindi la prima gamba, il primo movimento forte, e gli do il ritracciamento. In questo caso ci troviamo qua. Abbiamo visto prima che questo qui è del 38,2, ma insomma poco importa. Lo tracciamo qua
e l'estensione di Fibonacci ci dice esattamente dove potremmo arrivare. Ci dice, guarda Marco, che se da questo movimento il prezzo fa un 38,2 di spostamento, tu arriverai, prendiamo ad esempio la freccia, la disegniamo qua, tu arriverai da questo punto col 38,2 qui, ai minimi precedenti. Se invece avrai un movimento pari al 61% di quello prima, arriverai fin qua. Se invece avrai lo stesso identico movimento di prima, ce l'avrai nuovamente dal ritracciamento che hai trovato, arriverai qua, il 100%, vuol dire lo stesso movimento. Infatti se io prendo questa freccia e la sposto qua sopra, vedete che la lunghezza è identica, ok? Quindi questa qui è l'estensione di Fibonacci, perché io posso avere un target ipotetico nel quale chiudere l'operazione. Su internet ci sono un sacco di guide, ma penso che non vi dicano niente di più di quello che vi ho detto io. La cosa che sicuramente fa la differenza è provarci, è utilizzarlo e fare esperienza. E credetemi che ha veramente tanto ma tanto valore. Se volessimo utilizzarlo a livello anche più di lungo periodo, che ne so, se io vado a prendere ad esempio l'ultima salita che c'è stata su Bitcoin, la prima volta che ha raggiunto i 65.000. Anche qua entro in modalità replay, così facciamo vedere che è tutto fattibile nel presente come previsione, sempre tra virgolette, per il futuro. Ritracciamento, prendo il minimo importante, prendo il massimo. Stando a questa tabella, io avrei dovuto comprare Bitcoin. Un primo ingresso avrei dovuto farlo a 41, un secondo ingresso avrei dovuto farlo a 34, un terzo ingresso avrei dovuto farlo qua sui 27. Vediamo come si è comportato il grafico. Opla, vabbè, noi adesso già lo sappiamo, ma vediamo qua, andiamo a prendere qualche altra conferma, vediamo se si velocizza un po' mettendo così automatico. Ok, guardate il prezzo, quanto è andato vicinissimo al mio ingresso al 61,8. Io quindi consiglio sempre di lasciare un po' di margine, perché tante volte vedete che si avvicina ma non lo tocca alla perfezione, perché ovviamente non siamo dei chirurghi, non stiamo lì a fare le operazioncine al millimetro, ma quello che facciamo è trovare delle zone più o meno significative. Ma guardate, grazie a Fibonacci, noi già praticamente, qua era il periodo di aprile 2021, potevamo sapere che a giugno il prezzo molto probabilmente, non certamente, ma probabilmente si sarebbe fermato su 27.000, e quindi qui fare degli ingressi che avrebbero valso tanti bei profitti. Quindi è uno strumento che io sinceramente vi consiglio di utilizzare, a me piace moltissimo, io lo utilizzo quasi quotidianamente durante la mia operatività, e insieme a tante altre accortezze può essere utile appunto per migliorare la vostra operatività. Signore, signori, io direi che 20 minuti su Fibonacci sono più che sufficienti, vi ringrazio per il seguito e vi suggerisco, se volete fare esperienza diretta sui mercati, di entrare all'interno del servizio. Qua all'interno, prossima settimana, decideremo se andare a parlare di medie mobili o a parlare di Cot Report. Quindi, per chi rimarrà fuori, lo scoprirà settimana prossima. Un bacione a tutti, gentilissimi, e noi ci troviamo prossima settimana con una nuova puntata gratuita. A presto.